Cari amici di Dialoghi Interiori, benvenuti ad una nuova intervista alla nostra avvocato Antonella Liguori. Antonella, grazie di essere con noi anche stasera. Grazie Giulia, sempre a te. Cara Antonella, ti volevo fare una domanda questa sera. Ti volevo chiedere, quando c'è un provvedimento di un giudice rispetto alle dinamiche di una coppia, chiaramente, che ha avuto dei problemi, è intervenuto il giudice? Se questa coppia poi in un secondo momento si rimette insieme, addirittura fa un altro figlio, questo provvedimento che fine fa? Allora, Giulia, il provvedimento di un magistrato può essere una sentenza in un accordo di separazione consensuale, cioè un'omologa, o può essere una sentenza laddove c'è un ricorso per separazione giudiziale, o ci può essere un decreto laddove c'è invece una coppia di fatto, cioè una coppia convivente in modo uxorio, che però ha le stesse sembianze di una famiglia, diciamo, basata sul matrimonio, senza però andare in chiesa o comunque adire il rito civile. Purtroppo il problema è uno e semplice: il momento in cui le coppie stanno insieme e stanno bene, tutto tranquillo, poi succede che il narcisista, che per lui vada via di casa, si scatena all'inferno, si raggiunge un accordo, si fa una separazione giudiziale. Molte volte la preda viene ripescata anche in ambito di separazione, cioè nel senso subito dopo la separazione o durante la separazione o dopo anni dalla separazione, perché il narcisista ritorna e quando ritorna decide di tornare e di rimettere un'altra volta la propria sede in quella casa. Come spesso capita, delle volte quando i rapporti diciamo diventano tipo da fidanzati, cioè c'è un ritorno di fiamma leggero di incontri, non si modifica l'assetto di una sentenza, perché voglio dire, avere un rapporto sessuale o andare a cena fuori non cambia nulla. Il problema è quando la coppia ripristina invece lo status precedente alla separazione, cioè o torna a convivere o la coppia separata ritorna sotto lo stesso tetto ripristinando comunione materiale e spirituale, la sentenza, l'omologa o il decreto del tribunale ordinario non hanno alcun tipo di valore. Ma non è che hanno tipo di valore perché non hanno più il potere di suggellare l'accordo o la sentenza che è stata fatta, perché ripristinandosi questo stato di fatto, visto che come ho sempre detto il diritto di famiglia è modificabile sempre, perché ci sono sempre circostanze sopravvenute di fatto e di diritto che possono modificare la situazione, nel momento in cui io ritorno col mio compagno, con mio marito, faccio altri due figli, o compro una seconda casa al mare, non do l'idea, si ricostituisce la famiglia, quindi o la coppia di fatto o la famiglia fondata sul matrimonio. Di conseguenza la sentenza si rende nulla, nulla agli occhi anche dei terzi, perché se le parti decidessero successivamente di separarsi e rispettare quei patti che sono già intervenuti con un provvedimento del magistrato, voglio dire, finché nessuno si oppone a questa cosa, sono problemi loro. Il momento in cui uno dei due invece volesse utilizzarlo per mandare via l'altro di casa o per utilizzare quel provvedimento, è eccepibile questo provvedimento, che vuol dire può essere contrastato in tribunale. Si può dire: guarda, tu vuoi continuare a far valere il fatto che siamo separati, io non ti posso dare il divorzio perché fondamentalmente tra di noi c'è stata la ricostituzione della famiglia, nonché anche la nascita di un altro bambino. Questo che succede è che molte donne che mi hanno chiamato in questi giorni, quindi interessante la domanda che mi hai fatto, si ritrovano nuovamente nelle medesime condizioni precedenti alla data in cui sono separate, perché sono state ripescate. Tu sei l'amore della mia vita, senza di te non sono nulla, senza pensare che il narcisista quando torna, torna per noia, perché è annoiato da tutto l'harem, perché è già pizzicato ovunque, o se non è annoiato, ritorna per finire il suo progetto, quindi il massacro definitivo della preda. Questo che significa? Che quando quella persona si ritrova in casa con la stessa dinamica, con le stesse situazioni che faticosamente ha cercato di eliminare, e dal punto di vista emotivo, ma è dal punto di vista squisitamente processuale, si ritrova a dover fare una nuova guerra, completamente diversa, perché le situazioni sono modificate. Certo. Allora, se abbiamo fatto una separazione giudiziale e avessimo magari ottenuto l'addebito nei confronti di questa persona che si è dimostrata anche processualmente colui il quale o colei la quale abbia provocato la separazione, quindi che è stata addebitata, che succede? Che quando io ci torno insieme, ci faccio altri due figli, ricostituisco la comunione materiale e spirituale e ritorno davanti a un magistrato, io che sono l'avvocato del narcisista o della narcisista, porto in gioco questa sentenza e dico: com'è possibile? Siamo tornati insieme, quindi io non sono il mostro che hai dipinto, di conseguenza non mi potrei riaddebitare situazioni con la nascita di altri figli e con altre dinamiche. Certo.
questo vale anche per coloro i quali hanno una convivenza di fatto, e c'è un provvedimento che disciplina il diritto di visita tra il padre e i bambini e il contributo all'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, nonché l'assegnazione della casa coniugale. Quindi tutto questo viene a cadere con la necessità di adire nuovamente il tribunale, però fondamentalmente si sovverte il tipo di difesa. Perché se io sono riuscita, tra virgolette, diciamo così, a dimostrare lo stalking, a dimostrare i maltrattamenti, a dimostrare la sudditanza psicologica, ad avere un addebito chiedendo che venissero monitorati gli incontri con i bambini, nel momento in cui io faccio cessare di esistere quella sentenza, non riuscirò mai più a riprovare quello che ho fatto. E darci la zappa sui piedi proprio. Darci la zappa sui piedi, ma anche come veridicità. Il punto per uno, Giulia, che coloro i quali ritornano con gli ex hanno innanzitutto non elaborato realmente quanto sia accaduto, perché è indispensabile dire che non è necessario andare a fare la ricerca su Google per capire i tratti salienti del narcisista, perché ringraziando nostro Signore se ne parla talmente tanto oggi, cerchiamo di fare prevenzione, di essere sempre al passo con i tempi. Però una cosa è leggere le caratteristiche e inquietarsi nel leggere, una cosa però è poi fare un lavoro su se stessi per avere la consapevolezza di essersi affiancati a un personaggio del genere, che è tutt'altra cosa. Per cui si crede, quando lui va via o lei va via, anche il ritorno dopo un anno e mezzo, per chi ha elaborato cosa sia il lutto del narcisista, cosa sia il dolore che si attraversa e la solitudine, si rende conto che quella strada non sarà più ripercorribile. Chi non l'ha elaborato vive il ritorno come la consapevolezza da parte di lui o di lei di aver realmente capito i propri sbagli, di aver realmente compreso quanto amore avesse per quella donna e per quell'uomo, per poter ristaurare nuovamente il rapporto con dinamiche diverse. Ma noi sappiamo benissimo che questa è una cosa che non potrà mai avvenire, perché noi abbiamo amato indiscutibilmente, irrimediabilmente, mentre loro hanno inscenato un teatrino a tavolino. Mentre noi giocavamo a carte scoperte, pensando di aver trovato l'amore della vita, loro stavano facendo un gioco sporco. Certo. E lo stesso vale, e tengo molto a dirlo, quando mi chiamano per dire quanto valore possa avere una scrittura privata. Allora, la maggior parte delle donne e degli uomini che si relazionano con un narcisista e si separano tendono innanzitutto a non fidarsi dell'avvocato, e questo lo riscontro quotidianamente sulla mia pelle. Perché scusa, l'avvocato... Bella, mi spieghi proprio che cos'è una scrittura privata? Perché io, scusa, mi sono un po' ignorante. Hai ragione, io parlo sempre in gergo avvocatesco. Allora, il momento in cui le parti decidono di non andare in tribunale, allora ognuno va dal suo avvocato, e non sempre avviene così, perché molte volte la preda si fa trascinare per la risoluzione del problema dall'avvocato del narcisista, per dire: inutile che andiamo in tribunale, tu non hai soldi per pagare l'avvocato, non hai la forza per farlo, andiamo dal mio avvocato e stabilisci una scrittura privata. Cioè le stesse cose che vengono traslate, cioè diventano un provvedimento in tribunale o un decreto, una sentenza o un'omologa, diventano una scrittura privata, cioè le parti convengono quanto segue. Due punti, okay. I figli con chi restano, quanto sarà dato il contributo al mantenimento, come sarà disciplinato il diritto di visita a Natale, Pasqua, eccetera. Che succede? Questa scrittura privata non serve a niente. In che senso? Il momento in cui io subisco il maltrattamento anche fuori casa, cioè vivo ancora in casa mia con i miei figli, ma continuo a subire il maltrattamento esterno del narcisista che manipola la mia vita, anche la gestione dei figli, oppure mi dà 100 euro, ma da quei 100 euro trattiene i soldi per le scarpe del bambino che non si può fare, o piuttosto a Natale decide di andarsi a fare un viaggio alle Maldive e dimentica i figli a casa o li porta via con sé. Questo provvedimento non potrà essere utilizzato in maniera esecutiva, cioè tu non puoi far valere quanto è sottoscritto in questa scrittura privata, anche se chiami i carabinieri, chiunque ha chiamato i carabinieri in queste situazioni. La prima cosa che i carabinieri o poliziotti chiedono: signora, lei ha un provvedimento di un magistrato che stabilisca che il bambino alle 21 deve rientrare, a tutt'oggi non è tornato? Lei dirà una scrittura privata. Signora, questa scrittura privata lascia il tempo che trova. E allora che si fa a fare questa scrittura privata? Allora, lo si fa innanzitutto per risparmiare l'avvocato, che per carità di Dio ci sta tutto, ognuno è libero di scegliere di fare quello che vuole. E molte volte, nella stragrande maggioranza dei casi avviene quando si ha a che fare con gli NP, e essere trascinati dall'avvocato del narcisista patologico. Così hanno la parte, il mulino che passa, come si dice, ecco, ci siamo capiti. Esatto. A parte il mulino, che è la sacrosanta idea, che ti trascinano come la preda, l'esca, ti prendono l'esca e ti trascinano.
Ma tra le altre cose, loro sanno benissimo che quel provvedimento lascerà il tempo che trova, perché anche laddove la persona che dovrebbe corrispondere una somma di denaro non lo fa, mentre con una sentenza o con un decreto puoi adire direttamente l'esecutività, quindi fai un atto di precetto è un atto prodromico dell'attività esecutiva, per dirlo tecnicamente. Quando è una scrittura privata non puoi neanche utilizzare un'attività così celere per l'esecuzione, devi andare dal giudice e chiedere se questa scrittura privata possa diventare un titolo esecutivo. Diventa tutto più lungo, più farraginoso e più estenuante. Ci sono provvedimenti con scritture private che durano anche 10 anni, ma in questi 10 anni la donna o l'uomo che ha subito questa scrittura privata passa all'inferno. Passa all'inferno. Perché anche per poter andare a chiedere un certificato ISEE, che è la cosa più semplice di questo mondo, presso un CAF, queste donne o questi uomini sono costrette ad elemosinare i documenti, sono costrette ad elemosinare il consenso per qualsivoglia cosa si debba fare. È tutto che risulta proprio la coppia, non risulta l'individuo. Cioè, io se voglio fare la dichiarazione dei redditi e risulto sposata, devo andare a chiedere pure, giusto? Bravissima, bravissima, tra le altre cose, laddove invece poi non sei sposata, il momento in cui non c'è un provvedimento che dice prendo il minore e lo colloco presso di te, tu risiederai presso casa di tua madre o di tuo zio, chiederanno sempre questi documenti che non c'è un provvedimento che dimostri che c'è una separazione avvenuta attraverso un tribunale, sia consensuale che giudiziale, o ci sia praticamente la disciplina di un rapporto e il collocamento del minore per una coppia di fatto. Ecco. Però il punto nasce sempre che la preda diventa sempre l'esca anche in questa fase, Certo. innanzitutto perché si trova in una condizione anche di sudditanza economica, perché il momento in cui vengo scartata in un quarto d'ora nel bel mezzo di una famiglia dove c'era il contributo di due persone in una famiglia e mi ritrovo sola, talvolta anche col conto corrente svuotato o con sicuramente dei prestiti fatti per accontentare il narcisista o fatti per la famiglia perché il narcisista i suoi se li metteva da parte. Ah, sì. Perché questo funziona, se proprio la vogliamo dire tutta, succede che io mi ritrovo senza denaro, senza poter andare dall'avvocato. Allora, molti clienti dicono: scusi, avvocato, io non posso fare l'ISEE perché lavoro, però mi rendo conto che la spesa di un avvocato è eccessiva. Mi richiamo la seconda volta che l'avvocato, il mio ex compagno, marito, quello che sia, ha detto che lei ha un costo che non gli va a genio, quindi lui non vuole pagare l'avvocato anche per me. Purtroppo vado dal suo e mi accontenterò. Allora, è meglio accontentarsi di una cosa del genere? Non va bene. Mettetevi d'accordo con i vostri avvocati, stabilite un rateizzo mensile, fatevi, non lo so, cioè, gli avvocati vanno incontro alle persone in tutti i modi, ma cercate di evitare di farvi annebbiare, perché andate in quel momento non che l'avvocato dell'altra parte sia d'accordo con il narcisista patologico, ma sicuramente gli avvocati svolgono un ruolo di parte, quindi io sono proteso a credere al mio cliente, non alla persona che mi è venuta vicino. Cerco di contemperare le esigenze di tutti, però comunque la campana la sento dal mio cliente quando viene da me, che è Certo. completamente diverso. Eh sì, assolutamente. Ma senti Antonella, ma nel caso in cui, per esempio, due persone si divorziano proprio, firmano il divorzio, ok? Poi che succede? Ricomincia il narcisista o la narcisista con il famoso Hoovering che ti risucchia, si ritorna insieme e si fa un altro figlio. Sto matrimonio ormai non c'è più, cioè c'è il Benissimo. divorzio. Il caso non c'è più perché col matrimonio c'è la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quindi dallo stato civile risulti libero, non si può più. La domanda che tu mi hai fatto l'abbiamo circoscritta, se abbiamo una sentenza di separazione. Allora, in quel caso qua, siccome la separazione fa un interregno fino al divorzio, che ad oggi esiste il divorzio breve, se fai la separazione consensuale dopo 6 mesi puoi chiedere il divorzio, se fai quella giudiziale dopo un anno dall'udienza presidenziale puoi chiedere il divorzio e la causa di separazione continua nel merito della vicenda. Questo è un fatto squisitamente tecnico, però se abbiamo il divorzio, quindi cessano gli effetti civili del matrimonio, ti ritrovi a convivere col tuo narcisista. Non sei più la moglie, te lo ricorderai in ogni giorno, secondo, minuto e infrasecondo nella tua vita che non sei nessuno e non sei neanche più la moglie, ma sei la sguattera che si è ritrovato dopo tanti anni. E se lui volesse riprenderti nell'arema, ti deve risposare.
fermo restando che però anche una sentenza di divorzio che fa cessare sì gli effetti civili del matrimonio, quindi non sei più coniugato, bensì ritorni con lo stato civile libero, laddove ci fossero dinamiche successive, modifica del diritto di visita, modifica del contributo al mantenimento e quant'altro, è sempre suscettibile di una modifica processuale. Ci sono delle situazioni che possono modificare anche le condizioni convenute in un divorzio. Il diritto di famiglia è così, perché fondamentalmente è basato sull'indisponibilità dei diritti delle persone. Parlo di indisponibilità perché possono essere modificati nel tempo e nello spazio. Ci sono sempre situazioni e circostanze sopravvenute che possono modificare le situazioni. Per esempio, anche quando il narcisista donna ha l'assegnazione della casa coniugale, se la tiene stretta con un cimelio, senza rendere l'uomo poverino, in quel caso perde definitivamente, fin tanto che i figli non diventano economicamente autonomi e autosufficienti, il diritto di poter agire e disporre di un proprio bene immobile. La narcisista farà di tutto a che i figli non escano di casa, proiettando su di loro certe aspettative e certe situazioni, ma anche laddove invece poi uscissero, la persona che ha subito il danno di perdere una casa anche di famiglia per degli anni ultronei rispetto a quelli che sarebbero aspettati, può comunque avere un'azione come revoca del diritto all'assegnazione della casa coniugale. Quindi c'è sempre la modificabilità quando sopraggiungono nuove situazioni che modificano il contenuto di una sentenza. Certo, un po' tutto il diritto è così, da quello che ho studiato ultimamente. Guarda, tutto proprio il diritto no, perché sono delle sentenze passate in giudicato che è difficile modificare. C'è l'appello, c'è la Cassazione, mentre invece il diritto di famiglia, anche una causa che ha subito un processo di appello, quindi è stata modificata anche in appello la sentenza, se sopraggiungono altre situazioni è modificabile. Per esempio il collocamento dei figli, se mio figlio decide di stabilire la sua residenza presso di me, è suscettibile di modificare quel provvedimento disponendo l'audizione dell'ultra-quattordicenne. Quindi c'è sempre la disponibilità di poterlo modificare. L'unica differenza che invece c'è ora, che è importante che si sappia, perché molti me l'hanno chiesto, se devo cambiare residenza a mio figlio deve subire un intervento chirurgico o deve fare uno stage in America e il mio ex o la mia ex non vogliono prestare il consenso per un mero dispetto, perché esiste anche il mero dispetto a danno dei figli, in quel caso c'è la possibilità di ricorrere in tribunale ordinario, non più al vecchio giudice tutelare che non è più competente, con un 316 codice civile. Cioè io vado in tribunale e dico: gentile giudice, mio figlio deve partire per uno stage importantissimo, deve andare a fare un provino con la Juve o con la Roma o con la Lazio o con il Napoli, o deve subire un intervento chirurgico. Trovo l'opposizione nei confronti di questa scelta da parte del mio ex e la mia ex e fondamentalmente io non posso fare nulla per consentire a che mio figlio faccia questa determinata cosa. Il giudice interviene sempre disponendo l'audizione di entrambe le parti e laddove ravvede che nulla osta il fatto che il ragazzo venga sottoposto all'intervento piuttosto che vada a fare un viaggio, presterà il consenso per entrambi. Perché poi si arriva anche a questo, sono anche dinamiche che vanno oltre l'immaginario collettivo. Questo è importantissimo, perché molte persone che mi scrivono, che mi raccontano le loro storie, insomma, anche per videochiamata, mi dicono sempre che hanno questi problemi appunto con l'ex marito, che non riescono, devo cambiare medico a mio figlio e il mio ex marito non vuole. Oppure deve fare mia figlia deve fare questo tipo di trattamento sanitario, serve la firma del mio ex marito e non si può fare. Cioè, veramente ci sono situazioni dove sono proprio incasinate alcune donne e sicuramente alcuni uomini, perché sti mariti ex narcisisti non vogliono firmare, insomma. No, ma a parte questo senza dubbio, perché anche per le cose più banali poi ci sta questo atteggiamento di ostilità. Ma il punto, oltre questo, ma anche la residenza, che secondo me è una cosa, perché molte donne, tu lo sai meglio di me perché ne sentirei a centinaia, sono costrette a trovare riparo presso le famiglie di origine. Sì. Quindi, ovviamente, per chi purtroppo viene ricapitata in situazioni narcisistiche anche in ambito familiare, perché voglio dire, sono delle condotte che poi si reiterano nel tempo, però comunque trovi riparo in quella che è la condizione anche più congeniale a te dal punto di vista economico, per avere un tetto sulla casa, per allontanarti, per prendere un attimo di pace. In quel caso, torniamo al discorso di tante interviste fa, è necessario comunicare il trasferimento come domicilio?
Poi, laddove questo consenso non venga prestato e c'è una motivazione, bisogna comunque chiederlo al giudice, perché il nostro ordinamento ora si fonda sul principio della bigenitorialità, sull'affido condiviso, entrambi esercitiamo la responsabilità genitoriale. Perciò dico che è importante scegliere un avvocato di fiducia, perché il momento in cui tu non vai in un tribunale, lasci questa situazione in stand-by e nell'attesa che non so che cosa ti accada, tu venga eliminata o speri che il narcisista ritorni il principe azzurro della prima fase, rischi di subire comunque la possibilità che tuo figlio ti venga sottratto, ma non come sottrazione di un minore portato via chissà dove, ma non c'è gestione civilmente di una situazione che preveda due genitori. Per cui non essendoci un provvedimento che disciplini quali sono le modalità di collocamento del minore presso l'uno o l'altro genitore, questo viene a casa, si prende il bambino, te lo riporta fra 3 giorni. Quando chiami i carabinieri, lui esercita uguale alla madre, uomo e donna, indistintamente, l'esercizio della responsabilità genitoriale. La separazione non recide più questo principio con l'affidamento esclusivo, c'è l'affidamento condiviso con una residenza privilegiata presso un genitore piuttosto che un altro. Quindi se questa cosa non viene disciplinata, non in tempi stretti, ma anche in dinamiche stragiudiziali, perché l'intervento dell'avvocato non è soltanto finalizzato a farti la consulenza e a leggere l'atto che ha preparato, c'è una corrispondenza mezzo PEC con il collega di controparte. Per cercare di favorire delle dinamiche ed evitare poi che si vada e si cadi rovinosamente in situazioni peggiori. Ma questo, Antonella, lo dobbiamo assolutamente approfondire. Assolutamente sì. Senti, allora per tornare al nostro, diciamo, argomento principale di oggi, qual è il consiglio finale? Il consiglio finale è innanzitutto di non fare scritture private. L'abbiamo capito. Dissocio dalla scrittura privata. È molto meglio un'interazione tra gli avvocati per arrivare a un buon accordo da portare in tribunale, che è un titolo che ti resta e che poi ti puoi anche discostare da questo titolo. Cioè, il momento in cui io prendo un accordo e mi discosto nel corso degli anni perché troviamo un canale per poter interagire, dico piuttosto che vederlo il giovedì, lo vedi il venerdì, non succede nulla. Però sono delle linee guida che vengono seguite e laddove la conflittualità facesse scintille e si andasse oltre, è comunque dei paletti per poter frenare quel rapporto. Certo. Bisogna andare dall'avvocato, affidarsi all'avvocato, non mollare l'avvocato e lo psicoterapeuta ed evitare di essere di fornimento per un ripescaggio, perché il ripescaggio ti rimette in dinamiche nelle quali dopo è ancora più difficile uscire. Perché sai Certo. benissimo, il momento in cui tu fai il secondo figlio, il terzo figlio, il quarto figlio, pensando di allargare la tua dimensione di famiglia cuore, ti ritrovi a dover rifare la stessa guerra con più figli e con dinamiche peggiorate. Va bene, Antonella, ti ringrazio tantissimo, ti do un grande bacio, come sempre ti voglio bene Io e di ci più te ne voglio. vediamo alla prossima intervista. E dai tutta. E dagli tutta, dagli tutta. Ciao Giulia, ti Ciao, abbraccio. ciao, grazie a te.